La fuga dalla rete Ammiraglia continua, ad andare via insieme ad Amadeus, un collega molto noto. Ti spieghiamo come stanno davvero le cose. Dopo la fine del Festival di Sanremo, Amadeus, il noto conduttore e direttore artistico della Kermesse, ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai, passando al 9. La notizia ha subito suscitato grande fermento, soprattutto tra i fan del conduttore che quest'estate sarà impegnato nell'ideazione dei nuovi format che vedremo dal prossimo anno. Amadeus non è stato il solo a decidere di andar via dalla Rai, ma a quanto pare è in atto un cambiamento importante per quanto riguarda i palinsesti e numerosi spostamenti sono nell'aria. Nei mesi precedenti all'addio di Amadeus, infatti, anche altri noti conduttori hanno deciso di accettare l'offerta di Warner Bros. Discovery. Il colosso americano può essere quasi considerato, insieme alla Rai e Mediaset, il terzo polo della televisione. Insieme ad Amadeus, anche Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Crozza e tanti altri mega big della Rai, si stanno trasferendo dalla concorrenza. Ma mai nessuno avrebbe immaginato che proprio lui potesse seguirli. Amadeus è al settimo cielo. La notizia inaspettata ha già fatto il giro del web. Amadeus è sicuramente al settimo cielo, ma i rumors saranno veri? Ecco chi è che andrà al 9 insieme a lui, non potrai mai crederci. Tutto ciò comporterà la chiusura di un altro ufficio della Rai. Cosa che sta per segnare un altro importante capitolo della storia della televisione italiana. In tanti potrebbero pensare che a seguire Amadeus in questa nuova avventura, sia sua moglie, la bellissima Giovanna Civitillo, che però come ben sappiamo, è al momento impegnata come ospite ormai fissa a È sempre mezzogiorno, insieme ad Antonella Clerici e a quanto pare non si sta parlando per lei di un futuro trasferimento. Chi sarà allora il nome che non è più presente nei palinsesti della rete Ammiraglia? Dalla Rai al 9 per Amadeus, le ultime indiscrezioni per quanto riguarda i prossimi palinsesti televisivi, hanno visto la mancanza di un nome. Un grandissimo amico di Amadeus, ovvero Fiorello. I due collaborano ormai insieme da anni, ma a dispetto di quanto possiamo aspettarci, non è vero che lo showman andrà al 9 insieme all'amico. Come ha riportato Alba Romano per Open.it, l'11 luglio 2024, infatti, è vero che probabilmente non rivedremo Fiorello in Rai, ma non per seguire Amadeus. Data la situazione in Rai, infatti, sembrerebbe che Fiorello abbia scelto di prendersi un momento di stop, anche perché come conferma anche Discovery, assumere un professionista di questo calibro, richiede un ulteriore progetto che al momento non è previsto. Anche se mai dire mai. Infatti, nessuno può ancora escludere che il conduttore e comico non scelga effettivamente di seguire Ama in questa sua nuova avventura.